La foto che hai appena visto l'ho scattata a Siena nel 2008 e riguarda una struttura architettonica importantissima, il Panottico. Il Panottico è una tipologia di carcere progettata alla fine del Settecento da Jeremy Bentham. Il concetto è molto semplice. Un unico sorvegliante era in grado, grazie alla struttura circolare, di sorvegliare contemporaneamente tutti i soggetti rinchiusi. Questa particolare struttura architettonica vede la sua unica applicazione nel campo manicomiale all'interno del manicomio di Siena, nel Connolly, il padiglione destinato ai pazienti più complessi, i clamorosi. E in questo caso la domanda nasce spontanea: ma chi sorvegliava il sorvegliante? Questa piccola macchina posta all'inizio dell'area di sorveglianza disponeva al suo interno di un disco di carta che doveva essere firmato ogni 15 minuti dal sorvegliante. Tutto questo per scoprire se durante il turno si fosse addormentato e di conseguenza subire un decurtamento di stipendio. Una storia di controllo estremo, quella che vede nel manicomio di Siena. L'esempio di come ci si distacca dal mondo ospedaliero per entrare veramente nel mondo carcerario. Ma quello che colpisce di più di questa storia è proprio il criterio di controllo, dove un nucleo di persone viene controllato da una che a sua volta viene controllato da una macchina. È proprio questo il criterio inquietante del panottico, dove tutti sappiamo di essere controllati, ma non sappiamo quando effettivamente il sorvegliante guarda noi. E come facciamo a non pensare al presente, ai giorni d'oggi, ascoltando un racconto del genere? La storia del Panottico è ancora un esempio di come i dettagli del passato, le storie del passato, siano veramente un'importante chiave di lettura per interpretare il presente.